Buonasera, bentrovati al nuovo appuntamento con l'Abruzzo del Pallone, l'ultimo prima della Pasqua. Domenica prossima sarà Pasqua e la settimana che inizierà domani sarà una settimana, per così dire, di passione anche per gli appassionati di calcio, perché si giocherà regolarmente, si giocherà tra giovedì e venerdì per quanto riguarda un posticipo di Serie D. Poi il sabato sarà riservato invece al massimo campionato di calcio. Per quanto riguarda le nostre formazioni, invece impegni nella giornata di giovedì, ma noi ci concentriamo su quello che è accaduto in queste ultime 48 ore, partendo ovviamente dalla Serie B per poi parlare diffusamente della Lega Pro, poi Serie D e anche altri sport. Oggi in programma si sta disputando il derby di calcio a 5 a Pescara, tra Pescara e Acque Sapone e Montesilvano, poi parleremo anche di basket, ma vado subito a salutare e ringraziare gli ospiti che sono venuti questa sera in studio. Saluto Gianluca Pacchiarotti. Buonasera. Preparatore dei portieri, ex giocatore del Pescara, dello Schalke 04 e tanto altro. Tu hai anche oggi in questo periodo un importante incarico anche in seno alla federazione della FinSpic, federazione ipovedenti, giusto? Sì, sì, stiamo preparando ormai da un anno, stiamo preparando il prossimo mondiale che si svolgerà in Corea, andremo lì a maggio. Diciamo che non è il primo appuntamento internazionale che ci abbiamo, perché abbiamo fatto già l'Europeo alla Spezia con, diciamo, buoni risultati. Stiamo lavorando e speriamo di poter raccogliere qualcosa di positivo. Poi magari ne parleremo, vedremo anche grazie. Delle immagini. Saluto e ringrazio il responsabile dell'area tecnica dell'Aquila Calcio, Ercole Di Nicola. Buonasera, buonasera Ercole, grazie per aver accettato il nostro invito. D'altronde avete giocato nel primissimo pomeriggio, in tarda mattinata, insomma, sì. Sei riuscito a raggiungerci qui nei nostri studi e questo ci fa piacere. Per parlare anche dell'Aquila che ha ingranato di nuovo la quarta, perché siete al quarto posto, però a 3 punti dal terzo. È vero che la Reggiana ha una partita in meno, però insomma nelle ultime settimane avete recuperato qualche punto e qualche posizione di classifica. Beh, sicuramente quest'ultimo mese abbiamo fatto qualcosa di buono, però venivamo da un febbraio catastrofico, dalle 2 partite che sono state rinviate per neve. Non ci siamo più ritrovati, sono successe alcune situazioni particolari che ci hanno allontanato da quelle che era un sogno per tutta la città. Adesso stiamo cercando di recuperare, oggi abbiamo conquistato 3 punti di platino, la strada è lunga e non si sa se ce la faremo. Però ci sono 6 partite e 18 punti in palio, può succedere di tutto? Beh, sicuramente, innanzitutto noi dobbiamo pensare a continuare su questa striscia positiva. Quindi una volta che noi riusciamo a continuare su questa striscia positiva, possiamo guardare il risultato delle altre e sperare in qualche passo falso. Allora, vi ricordo innanzitutto il numero per interagire con noi, con i nostri ospiti, per fare domande ad Ercole Di Nicola e Gianluca Pacchiarotti, 392-62-37-060. Apriamo come sempre con i numeri dei vari campionati. Serie A ferma per gli impegni della nazionale italiana, ieri sera 2-2 a Sofia con la Bulgaria, con qualche patema per la squadra di Conte. Dunque Serie B protagonista oggi, ieri 3 anticipi, tra cui quello tra Spezia e Pescara, 2-2 il finale. Dicevamo un weekend importante per le nostre formazioni, oggi la vittoria del Lanciano che ha battuto al Guido Biondi Lentella, poi come dicevamo in Lega Pro momento magico del Teramo che allunga più 3 sull'Ascoli. Teramo che ieri ha sfiorato il colpaccio al Mapei Stadium di Reggio Emilia, oggi Ascoli uscito sconfitto dal campo di Forlì. Poi come dicevamo vittoria importante dell'Aquila 2-1 con il Sant'Arcangelo, Aquila quarta in classifica, meno 3 dal terzo posto occupato proprio dalla Reggiana. Poi la Serie D con il pareggio del Chieti sul campo della capolista Macerata, pareggio anche al Rubens Fadini, gara di cartello fra Giulianova e Campobasso, e poi vedremo tra pochissimo gli altri risultati delle nostre formazioni. Iniziamo dunque la nostra carrellata con la Serie B, i risultati della 33esima giornata. Bari batte Provercelli 1-0, Bologna Livorno 2-0, Brescia Trapani si giocherà questa sera alle 20:30, Catania Avellino 1-0, Cittadella Ternana 0-0, Frosinone Latina rinviata per motivi di ordine pubblico, Modena Varese 1-1, Perugia Crotone 0-0, Spezia
Pescara 2-2, a Vicenza Carpi batte Vicenza 2-1, Virtus Lanciano, Virtus Sentella 1-0. Vediamo la classifica che vede le due emiliane, Carpi e Bologna, continuare ad occupare i primi due posti della classifica. Il Carpi a 65 punti, il Bologna 56, il Vicenza 52, Frosinone 51, Spezia 50, Avellino 49, Pescara 48, Livorno e Perugia 47, Virtus Lanciano 46, Bari 44, poi Virtus Entella 40, Modena e Cittadella 39, Trapani, Provercelli 38, Latina e Ternana 37, Crotone 36, Ternana 35, Varese 28, chiude il Brescia con 27 punti, vedete Varese e Brescia penalizzate. Ricordiamo che Latina, Frosinone, Brescia e Trapani hanno ovviamente una gara in meno, Brescia-Trapani si giocherà più tardi, è stato invece rinviato il derby laziale fra Frosinone e Latina, non si sa ancora quando verrà recuperato. Vediamo i risultati della Lega Pro, 32esima giornata, Ancona-Spalle 0-3, Forlì-Ascoli 2-1, Grosseto-Pontedera 1-0, L'Aquila batte Sant'Arcangelo 2-1, Pisa-Prato 0-0 a Pistoia, Lucchese-Pistoiese 2-0, Propiacenza-Carrarese 0-2, Reggiana-Teramo 0-0, a San Marino-Savona batte San Marino 2-1, Tutto Cuoio-Gubbio 1-0. Vediamo anche qui la classifica, come dicevamo, con il Teramo che allunga più 3 sull'Ascoli, Teramo 62, Ascoli 59, Reggiana 54, L'Aquila 51, poi Pisa 48, Spal 46, Ancona 45, Pontedera, Lucchese, Tutto Cuoio 44, Carrarese 41, Gubbio 39, Grosseto 38, Prato, Savona 35, Sant'Arcangelo 34, Pistoiese, Forlì 33, Propiacenza 28, San Marino chiude con 26 punti. E siamo al campionato di Serie D, il girone F. Fano batte Fermana 3-0, Castelfidardo Matelica 0-0, Celano Jesina 1-2, Giulianova Campobasso 1-1, Maceratese Chieti 1-1, Adagnone San Nicolò Olimpia Agnonese 4-3, Recanatese Civitanovese 2-2, San Benedettese Vispesaro 1-3. Questo è il risultato clamoroso di giornata alla Riviera delle Palme con la vittoria della formazione pesarese. Poi Termoli Amiternina 0-0. Vediamo anche in questo caso la classifica che vede sempre la Maceratese al comando con 64 punti, ma si avvicina il Fano che di punti ne ha 60, poi San Benedettese 54, Campobasso 48, Chieti 45, Civitanovese Matelica 42, San Nicolò Jesina 40 punti, Giulianova 36, Fermana 34, Recanatese 31, Castelfidardo 29, Termoli 27, Amiternina 25, Agnonese 23, Vispesaro 22, chiude il Celano purtroppo stacca con 16 punti. E siamo al campionato regionale di eccellenza, 31esima giornata, Alba Adriatica batte Vastese 2-1, Angolana Acque Sapone 2-0, Cupello Francavilla 4-2, Montorio San Salvo 0-2, Paterno Martinsicuro 1-1, Pineto Avezzano 2-2, Torrese Sulmona 6-0, Vastomarina Capistrello 0-1, segnano il passo le formazioni di testa, pareggiano le due marsicane. Vediamo la classifica del campionato regionale di eccellenza con Avezzano al comando con 62 punti, Paterno 61, Francavilla 58, San Salvo 52, Angolana Renato Curi 51, poi Torrese 46, Cupello 43, Pineto 41, Vastese 40, Miglianico 39, Montorio 36 punti, Capistrello e Martinsicuro 33, Acque Sapone 30, Alba Adriatica 29, Vastomarina 19, Sulmona 12 punti. Allora possiamo iniziare a parlare di calcio, ovviamente partendo dalla Serie B, questo pareggio per 2-2 tra Pescara e Spezia. Intanto c'è un aggiornamento che riguarda la Lega Pro, perché la Carrarese è in vantaggio per 2-1 sul campo del Propiacenza. Questa gara avevamo visto anche dalla grafica, si sta ancora disputando, quindi tra poco vedremo, vi daremo il risultato finale. Dicevo 2-2 tra Spezia e Pescara. Io vorrei subito coinvolgere Gianluca Pacchiarotti ed Ercole Nicola. Gianluca, 2-2 ieri al picco, un pareggio che alla vigilia poteva anche star bene al Pescara, però per come si erano messe le cose, due volte in vantaggio i biancazzurri con un uomo in più, e poi quell'errore di cui tutti parlano oggi, quell'errore
errore clamoroso di Melchiorri sul 2-1 che avrebbe potuto mettere la parola fine alla gara e dunque dare 3 punti al Pescara. Così non è stato e Pescara ha pareggiato e resta nelle ultime posizioni utili per quanto riguarda i playoff. Beh sì, un peccato per come si è sviluppata questa partita, perché chiaramente il Pescara all'inizio della stessa si poteva pure prevedere uno Spezia arrembante, una squadra che in casa comunque si fa sempre apprezzare. Però poi dopo, con lo stesso Melchiorri che è stato molto freddo nel trasformare forse l'unica occasione del primo tempo che il Pescara ha avuto, le cose sembravano dopo il pareggio, poi chiaramente all'ultimo secondo su quel calcio di punizione molto bello fatto dal giocatore della Spezia, le cose con l'inferiorità numerica degli spezzini potevano sembrare mettersi proprio bene per il Pescara, che poi ha avuto l'occasione e ha capitalizzato subito il 2-1. Però in questi casi qua il calcio si insegna che molte volte bisogna chiuderla la partita, e l'occasione di Melchiorri poteva essere proprio la classica occasione appunto per chiudere questa gara, e ciò così non è stato. E poi c'è stato l'inevitabile ritorno dello Spezia, che anche in 10 comunque è riuscita a tenere bene la gara, anche se però diciamo la verità il Pescara non è che ha corso grossissimi pericoli. Baroni si è sistemato con un 4-4-2, con un buon centrocampo, con Zuparic e Brugman, che sono secondo me due giocatori molto interessanti. Non c'erano Memusciai e Bjarnason. Memusciai e Bjarnason, soprattutto Bjarnason, che ha fatto molto bene anche in nazionale. Due gol nella partita vinta dall'Islanda. Al di là dei gol anche una grossa prestazione. Quindi diciamo secondo me un rammarico, perché potevano essere due punti in più importantissimi per un piazzamento in zona playoff. Ercole Di Nicola, tra poco vedremo l'errore di Melchiorri che in pratica a 10 cm dalla linea di porta non è riuscito a mettere il pallone in rete. Capita, ci sono le papere dei portieri, prima ne parlavamo a microfoni spenti con Pacchiarotti, capita anche che gli attaccanti riescano a sbagliare dei gol praticamente fatti. Questo è il calcio, il bello ed il brutto. No, capita, però di solito non capita a Melchiorri, quindi è un giocatore abbastanza... che ti devo dire, davanti alla porta difficilmente sbaglia quando gli capitano. Ecco, guarda, adesso tra poco rivedremo, queste sono le immagini sulla partita, tra poco rivedremo. Il Pescara ha sbagliato anche Federico, però ripeto, rimane il fatto di una grande prestazione nuovamente da parte del Pescara, è una squadra in crescita, una squadra che sta dimostrando di meritare i playoff, e secondo me è una squadra che ne dirà ancora tante prima della fine del campionato. Tra l'altro Melchiorri che qualche stagione fa giocava nel Giulianova, tu forse, anzi senza forse, conosci bene un giocatore forse che a suo tempo non aveva convinto molti dirigenti, sembrava, poi ha avuto anche un grave problema di salute che è riuscito fortunatamente a risolvere per il meglio, però quel Melchiorri probabilmente non si pensava potesse arrivare dove è arrivato oggi. Beh, questo è stato un acquisto fatto personalmente da me. Questa non lo sapevo, quindi. Sì, lui era di proprietà del Siena, stava a San Benedetto con l'allora procuratore Pagliari e non giocava. Nel mercato fu deciso di portarlo lì a Giulianova, però Vitetto lo vedeva poco. Lui effettivamente, mi scordo mai, facemmo un'amichevole con la Valle del Giovengo, sì. Fu messo ai margini e mi chiese di voler andare via. Disse: guarda, tu aspetta il tuo turno, perché tanto sei giovane, arriverà il momento tuo. È entrato, ha fatto gol, non è uscito più, e ha fatto salvare Giulianova quell'anno, e poi c'è stata questa carriera e adesso a Pescara sta facendo. È un ragazzo serio, umile, di quei ragazzi altruisti, quindi se ne trovano pochi di ragazzi seri come Melchiorri. Sono proprio di quell'avviso. Quindi come avevi fatto a scovare Melchiorri? Lui stava, ripeto, il procuratore era Pagliari, che era un amico, e ha fatto il settore giovanile con il Torentino, e fu venduto al Siena insieme ad Albanese, perché la coppia d'oro era Albanese Melchiorri. E Melchiorri io riuscii a portarlo a Giulianova, Albanese l'ho portato all'Aquila, però ha avuto un successo minore di Melchiorri, che invece è stato sempre un rapace d'area di rigore, però ultimamente ha messo forza, è più veloce, prima era un po' più mingherlino, così come si dice, sì. No? Invece adesso è diventato un vero giocatore, secondo me. Ma ti aspettavi che Melchiorri potesse arrivare dove è arrivato oggi, sinceramente? Per come si presentava, no. Per come invece lui è stato sempre uno che non ha mai mollato, anche dopo che ha avuto quel problema alla testa, lui è ripartito dall'eccellenza,
ha fatto bene in eccellenza, poi ha fatto bene in regionale e quindi si è guadagnato tutto da solo senza che nessuno gli regalasse nulla. Sì, sì, una bella storia di sport e di calcio. Allora io chiedo a Maurizio Daguì in regia se possiamo andare a vedere l'episodio incriminato, proprio l'errore commesso da Melchiorri, e questo è l'assist per il gol del 2-1 di Brugman, perché tra l'altro è vero che Melchiorri ha commesso questo errore, è sicuramente grave per un giocatore come lui, ma è altrettanto vero che ieri è stato protagonista. Ecco qui l'azione, dovrebbe essere questa l'azione incriminata, vedete Melchiorri stoppa il pallone, anticipa il portiere, poi il pallone probabilmente ha un rimbalzo strano e lui tira, quasi il pallone sbatte sullo stinco di Melchiorri e riesce a sbagliare un gol praticamente fatto. Che è successo secondo te, Ercole, da quello che si riesce a vedere dal video, che cosa può essere accaduto? Lui innanzitutto è stato bravissimo ad anticipare il portiere, nella carambola del pallone gli è rimasto il pallone indietro la gamba e quindi è riuscito a colpirlo secondo me solo con lo stingo e quindi non è riuscito a dare la forza, però comunque era riuscito a colpirlo in un equilibrio precario, quindi non l'avevo vista questa azione, comunque era riuscito a colpirlo, poi lì c'era il difensore avanti, che... sì. Poi riesce. Insomma, è un errore purtroppo grave per la partita, perché fosse arrivato il gol del 3-1. Probabilmente il Pescara avrebbe portato a casa la vittoria. Allora io chiedo sempre a Maurizio Daguì in regia se possiamo andare ad ascoltare le interviste del 91esimo, in particolare quello che ha detto il tecnico Baroni proprio al termine della gara del Picco, un Baroni ovviamente un po' abbacchiato per questo pareggio, perché probabilmente ad un quarto d'ora dalla fine aveva fatto la bocca, aveva iniziato a pregustare una vittoria, sarebbe stata quella di ieri, l'ottava vittoria in trasferta del Pescara, quasi un record per il campionato di Serie B, visto che solo il Carpi è riuscito a fare meglio. Federico ha fatto una grande partita, ha dato l'anima e non posso assolutamente rimproverargli niente, anzi ho cercato di rincuorarlo, perché sono quelle situazioni che possono capitare, era quasi impossibile metterla fuori, però al di là di questo non è facile venire qui a far punti. Noi siamo stati in partita, purtroppo abbiamo sofferto, lo sapevamo, su queste palle inattive, perché loro hanno Brezovic che è veramente bravo, ha un piede straordinario e quindi sia sugli angoli che sulle palle inattive potevamo soffrire, però la squadra ha concesso pochissimo, un po' di palleggio sterile a loro e ha creato credo perlomeno 3-4 situazioni clamorose, il palo. E poi con un pochino più di personalità, un pochettino più di lucidità, potevamo sicuramente portare via una vittoria importante. Mister, al termine di partite come questa si è più soddisfatti per il punto preso oppure c'è più rammarico per l'occasione perduta? I ragazzi erano rammaricati e questo mi fa piacere, perché vuol dire che non ci accontentiamo, vogliamo vincere. Io credo che nel complesso la squadra ha saputo interpretare la partita come noi volevamo, ha creato i presupposti per vincerla, purtroppo, ripeto, con un pochettino più di personalità, un pochettino più di lucidità potevamo portare via una vittoria importante. Mister. Sì, penso che dal primo minuto abbiamo dimostrato la partita, dopo per un errore anche per la qualità del Pescara siamo stati con 0-1, però siamo ritornati nella partita anche con un uomo meno. Abbiamo fatto 2-2, questo puoi fare solamente una squadra che ha grande carattere morale. Abbiamo ascoltato, oltre a Baroni, anche il tecnico della formazione Spezzina Bielisa, interviste realizzate dal nostro inviato ieri alla Spezia, Alfredo Giovannozzi. E volgiamo lo sguardo al prossimo turno, almeno per il Pescara. Ci sarà giovedì alle 20:30 questa gara casalinga con il Brescia. Vediamo anche le altre gare della 34esima giornata. Per il Pescara sulla carta, Gianluca, ma credo solo sulla carta, è un impegno agevole. Il Brescia ultimo in classifica, però questa sera deve giocare la gara con il Trapani. Brescia penalizzato di 6 punti. Che partita ci si può aspettare giovedì sera?
gli addetti ai lavori, forse non merita neanche quella posizione che c'ha, perché c'ha qualche giocatore comunque di qualità. E è la classica partita che ti può far fare un salto di, appunto, di qualità importante in chiave classifica, però è una partita da non sbagliare. Ultimamente il Pescara, come ben sapete, ci ha abituato un pochettino a delle grossissime prestazioni fuori casa, e magari in casa c'è stato qualche problema in più nel portare a termine le gare a livello di tre punti. Ma io dico, tutto da ancora da giocare, perché comunque il Pescara sta dimostrando che a ranghi completi, quando rientreranno anche i due nazionali, è molto competitivo, e quindi a mio avviso potrà dire la sua fino alla fine, a cominciare però dalla partita di giovedì. Ercole, questa partita con il Brescia, ultimo in classifica, squadra penalizzata, qualcuno dice già retrocessa, ma probabilmente non è così, perché mancano ancora 9 partite. Allora, se guardiamo la classifica, è una squadra già retrocessa, perché secondo me il Brescia non può fare nulla. Se guardiamo invece i giocatori che è il Brescia, tutt'altro. Caracciolo, Corbia, Sesto, cioè giocatori importanti, quindi io penso che là le vicende societarie stanno prendendo il sopravvento, e quindi magari anche il giocatore non ha più la testa di scendere in campo con una certa serenità e tranquillità. Io la vedo così, quindi spero che Pescara riesca a fare bottino pieno e avvicinarsi ancora di più alle posizioni nobili della classifica. Pescara-Brescia che si giocherà giovedì alle 20:30, noi parliamo invece del Lanciano che ha giocato oggi al Guido Biondi, vittoria meritata, sudata, ma sicuramente meritata per la formazione rossonera. Ma prima di parlare del Lanciano parliamo del Teramo, perché da pochi minuti si è chiusa la gara di Forlì fra Forlì e Ascoli, vittoria della formazione romagnola per 2-1, un risultato forse inatteso che farà sicuramente piacere al tecnico, all'allenatore del Teramo Vincenzo Vivarini, che abbiamo in collegamento telefonico. Vincenzo, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, dicevo, fa piacere al Teramo o comunque a Vincenzo Vivarini questo KO dell'Ascoli? E poi te l'aspettavi la sconfitta dei marchigiani a Forlì? Ma no, a me mi fa piacere, diciamo, la prestazione di ieri sera della nostra squadra. Le disgrazie altrui, voglio dire, non è una cosa bella da prendere, però è chiaro che se arrivano va bene. Noi dobbiamo pensare sempre a noi stessi e continuare su questa strada qua. Dobbiamo pensare di fare queste ultime partite alla grande. Le cose si stanno mettendo abbastanza bene, questa è una cosa positiva. Sì, me l'aspettavo, perché comunque il Forlì è una squadra ben attrezzata che si vuole togliere dai problemi di classifica, quindi avranno fatto una partita con grande attenzione, con grande rabbia, ma questo vale anche per noi le prossime partite, insomma. Quindi dobbiamo essere molto concentrati a cercare di fare il massimo che possiamo fare. Vincenzo, c'è però il rammarico per non aver conquistato l'intera posta ieri sera al Mapei Stadium, quelle occasioni avute anche sul finire di gara. È chiaro che la Reggiana era e resta una formazione temibile. Fosse arrivata ieri però la vittoria, che il Teramo avrebbe potuto anche, anzi avrebbe sicuramente meritato, ora staremo a parlare di un più 5 che vorrebbe dire mezza serie B. Sì, ma il discorso non, cioè, questo sono discorsi che nel calcio con i se e i ma non si fa stare, è chiaro, però che noi abbiamo anche la partita con la Spalla in casa, insomma, che ci sta parecchio rammarico su quella partita lì, però bisogna accettare quello che avviene e poi prepararsi sempre al meglio per la prossima partita. Noi giovedì ci abbiamo il tutto cuoio e lo dobbiamo preparare nel miglior modo possibile, in modo da non avere rimpianti. Insomma, la partita di ieri è stata giocata, diciamo, bene, con qualche problema che abbiamo evidenziato, perché con una squadra così brava nel tenere palla, nella gestione della palla, noi facevamo fatica nel riconquistarlo proprio per l'alto valore tecnico dell'avversario. Lì dovevamo essere più bravi a non perdere troppi palloni, dovevamo essere bravi anche noi nel palleggio, quindi ci sta sempre da migliorare. Questo è l'obiettivo nostro, che dobbiamo fare fino alla fine. Io penso che ci aspetteranno delle battaglie, ma speriamo di vincerle la maggior parte, insomma.
Vincenzo, il presidente Campitelli anche ieri sera nel corso di diretta stadio ha detto di voler arrivare alla sfida dell'ultima giornata con l'Ascoli davanti. Tu sei dello stesso avviso? Ma no, ma quella è una battuta del presidente, come al solito. Scaramanzia. Sì, sì, sì. Noi pensiamo a fare bene tutte le partite. Poi vediamo quello che succede all'ultima partita, insomma. Vincenzo, prima di salutarti abbiamo in studio il responsabile dell'area tecnica dell'Aquila, Ercole Di Nicola. L'Aquila oggi è tornata alla vittoria, a 3 punti dal quarto posto. Vogliamo spendere 2 parole anche per i cugini rossoblù. Ma guarda, l'Aquila ha avuto quel problema in quel periodo lì, perché comunque è una città particolare, che quando ci sia freddo non si ha continuità del campo, di allenamento. Secondo me, io la vedo in questo modo, ma l'Aquila è una squadra forte, adesso sta dimostrando tutto il suo valore, ha patito quel periodo lì, però insomma è una squadra di alto livello. Faccio i complimenti sempre al direttore per come l'ha allestita. Purtroppo nel calcio in questo momento qua bisogna essere bravi a curare i minimi particolari, le minime sfumature, perché se sbagli un periodo vai a compromettere magari un qualche cosa, anche se secondo me l'Aquila adesso con il tempo buono se riesce a sviluppare le sue potenzialità anche nei playoff, insomma, si farà valere sicuramente. Ercole Di Nicola, che cosa vuole dire a Vivarini anche in vista di questo rush finale? Ma io non mi stancherò mai di fargli i complimenti, perché forse sono stato l'unico degli esterni a vedere il Teramo come una grande rivale e una grande squadra che poteva arrivare fino alla fine. Se lo stanno meritando sul campo, io l'ho sempre detto, nulla da dire, nulla da eccepire al lavoro che stanno facendo, perché sotto ogni punto di vista il Teramo sta meritando di stare lì in vetta. Io gli auguro con tutto il cuore, sia al presidente che alla società, di raggiungere questo obiettivo, che sarebbe un obiettivo storico per la città di Teramo e per tutti, insomma. Quindi Vincenzo, anche dall'Aquila arriva un incoraggiamento per il Teramo, o comunque dal responsabile dell'area tecnica Ercole Di Nicola? Mi fa piacere, ma c'è da lottare ancora, purtroppo c'è tanto da fare ancora e speriamo di riuscire a finire bene questo campionato, dai. Sì, e l'ultima, Vincenzo, perché in studio abbiamo anche Gianluca Pacchiarotti che voleva salutarti, ovviamente. Porca miseria. Ciao Vincenzo. Voi vi conoscete, tra l'altro. Da tanti anni che non ci siamo potuti parlare, soltanto in via telematica, Vincenzo, sì, via internet. Io volevo innanzitutto salutarti e farti complimenti per il bellissimo percorso che stai facendo da allenatore, come ti ho anche scritto privatamente. Sì. E niente, so che tu sei un grande lavoratore, quindi sai che ogni partita è una battaglia, però volevo farti una domanda così proprio tecnica, se mi consenti. E tu sai meglio di me che il calcio si gioca tutti insieme, però con quei due giocatori davanti, insomma, qualche soddisfazione te la puoi pure togliere ancora, no? Penso. Sono tanto bravi i tuoi attaccanti. Sì. Tanto Gianluca, mi fa piacere risentirti, perché mi ricordi bei tempi, insomma. Grazie. È chiaro che un allenatore deve avere a disposizione per fare bene dei giocatori importanti. Noi non abbiamo solo i due attaccanti, perché comunque è un impianto di squadra collaudata, soprattutto fatta da persone serie, da ragazzi umili che lavorano, applicati e stanno dando, diciamo, una costante prestazione in campo. Quindi questa è una cosa che per un allenatore è molto importante. Questi due attaccanti sono attaccanti che hanno delle potenzialità importanti. Però bisogna dire che la squadra riesce a fargli tirare fuori proprio le loro qualità, quindi un merito va anche a tutta la squadra. Loro poi avranno sicuramente un bel avvenire, perché sono anche giovani, quindi complimenti a loro, insomma. Va bene. Bene, grazie, ringraziamo l'allenatore del Teramo Vincenzo Vivarini. Grazie Vincenzo, ovviamente in bocca al lupo per la gara di giovedì con il tutto cuoio. Sì.
Crepi il lupo e speriamo bene. Un abbraccio a tutti. Grazie, saluto. Grazie. Ringraziamo il tecnico del Teramo, Vincenzo Vivarini. Teramo che è ripartito questa mattina da Reggio Emilia per tornare in Abruzzo. Giovedì ci sarà questa importante gara con il Tutto Cuoio. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torneremo in studio, parleremo ancora di Serie B del Lanciano e poi dell'Aquila, ancora del Teramo e di Serie D. Come with me. Eccoci di nuovo in studio per la seconda parte dell'Abruzzo del Pallone. Tra l'altro sono arrivati tantissimi messaggi che tra poco leggeremo, ma dobbiamo doverosamente parlare del Lanciano, questa importante vittoria con la Virtus Entella oggi al Guido Biondi. Una gara non facile alla vigilia, la sfida fra le due Virtus ha prevalso la Virtus rossonera. Il gol di Grossi al 33esimo della ripresa è servita e bastata per regalare i tre punti alla squadra di D'Aversa, che ha così archiviato la sconfitta di Vercelli. Possiamo andare a vedere le immagini di questa gara giocata dinanzi a 3.000 spettatori. Vedete, tra poco vedrete l'ingresso delle due squadre sul terreno di gioco, l'arbitro che consegna il pallone per l'avvio della gara. Ecco la curva inquadrata, la curva dei tifosi rossoneri, comunque oggi come sempre al fianco di Grossi e compagni per una partita, dicevamo, che alla vigilia non si presentava sicuramente semplice. Lanciano in campo con la consueta maglia rossonera, questo è il tecnico dell'Entella, formazione ligure in maglia celeste, l'avvio della squadra di D'Aversa, però la prima occasione capita alla Virtus Entella con questo colpo di testa di Ferdinando Sforzini, ex giocatore del Pescara, che alza la mira di testa, mette sopra la traversa, ancora Virtus Entella in avanti con un altro ex biancazzurro, si tratta di Cutolo, Aniello Cutolo, che in area lancianese semina il panico prima dell'intervento del portiere Nicolas, e poi il Lanciano pericoloso, pericolosissimo, con questo palo clamoroso al 28esimo colpito da Leonardo Gatto. Sfortunata in questa circostanza la formazione rossonera. Vedete il palo clamoroso del giocatore del Lanciano che si mette le mani fra i capelli. Ancora Lanciano in avanti con Fabrizio Paghera, questo tiro dai 25 metri con la risposta del portiere Paroni che salva la porta ed il risultato. Poi Paghera si fa male ed entra in campo Agliazzi, una tegola che non ci voleva per la squadra della presidentessa Valentina Maio. Ancora il Lanciano in avanti, ancora una conclusione ed una parata di Paroni, portiere ligure protagonista anche al 40esimo del primo tempo. Siamo con le immagini alla ripresa, con il Lanciano che si rende subito pericoloso al 7° minuto con una conclusione di Leonardo Gatto. Vedete il miracolo del portiere della Virtus Entella Paroni, che alza il pallone sopra la traversa. Poi la risposta della Virtus Entella, c'è questo cross di Cutolo in area e poi per poco non ci scappa l'autogol con questo pallone all'indietro di petto e la parata del portiere Nicolas, che riesce a sventare la minaccia. E poi il Lanciano in avanti, vedete l'azione che porta al gol di Paolo Grossi, un tiro potente, nulla da fare questa volta per l'estremo della formazione di Chiavari, pallone che si mette, che finisce in porta, portiere neanche lo vede. Poi la risposta dell'Entella con Sforzini di testa, che non riesce però a creare problemi questa volta al portiere della Virtus Nicolas. E vedete in questo caso, in questa azione, Nicolas che deve fare un po' gli straordinari, questa parata con i pugni per salvare poi e prendere il pallone prima dell'arrivo di Botta. Dunque Lanciano che batte la Virtus Entella per 1-0 e festeggia una vittoria, tre punti sicuramente meritati, importanti, che permettono alla formazione rossonera di avvicinare nuovamente la zona playoff. Gianluca, abbiamo visto dalle immagini questa vittoria importante del Lanciano, ha anche rischiato qualcosa, ma ha costruito le più ghiotte occasioni per portare a casa la vittoria, una vittoria importante dopo il KO di Vercelli.
Vittoria, diciamo, non dico fondamentale, ma i fini matematici quasi, diciamo che siamo a posto, stanno a posto per la salvezza, perché si parlava anche di quello, però ormai più che... Anche un po' per scaramanzia, sì, ma, forse. Mi sembra anche giusto, però se vediamo adesso pure la tabella è dal lato sinistro, quindi è una tabella che si può guardare anche in prospettiva naturalmente io play-off. Io ho detto sbagliando due punti della zona play-off, però il punto è uno solo, perché Perugia e Livorno sono lì, quindi sì, Pescara sì, sì, ha due punti in più, quindi davvero un'inezia per il Lanciano. Sì, anche l'anno scorso per poco non riuscì a raggiungere questa pool dei playoff. Quest'anno c'è una grotta occasione. Io penso che ormai sia una società molto seria e ormai, diciamo, già entrata nella mentalità della Serie B. E poi ci sono questi giocatori interessanti, c'è un mix di giovani giocatori esperti che stanno sicuramente facendo molto molto bene. Io credo che il Lanciano, con l'entusiasmo e con tutto quello che ti può arrivare in un momento, diciamo, topico della stagione, potrebbe anche rientrare, sarebbe anche una bella cosa, perché comunque è una squadra abruzzese. Complimenti alla società, che poi a mio avviso sta facendo una bellissima politica, quella di lanciare allenatori giovani, è molto importante, il direttore me lo può anche confermare. Ercole Di Nicola, questo Lanciano che sta facendo anche quest'anno bene, probabilmente, ma questa è una mia opinione, con una squadra tecnicamente inferiore a quella che aveva Baroni l'anno scorso, eppure i risultati più o meno sono gli stessi. Ma lì c'è un gruppo storico che tira la carretta, vanno avanti dall'anno della promozione dalla prima divisione, quindi in quel meccanismo di gioco qualsiasi giocatore viene messo fa bella figura, quindi un plauso alla società, allo staff tecnico, perché stanno lavorando davvero bene e io penso che la salvezza è messa in cantiere, adesso possono davvero sognare un raggiungimento dei playoff che sarebbe storico per Lanciano. Allora andiamo ad ascoltare anche qualche impressione del 91esimo in casa rossonera, perché ovviamente negli spogliatoi c'era entusiasmo, c'era giustamente soddisfazione per questa vittoria che riporta il Lanciano, come abbiamo visto dalla classifica, ad un tiro di schioppo dall'ottavo posto. Che insomma vi servivano come il pane. Sì, perché è una partita importantissima, in quanto avevamo una squadra che comunque era dietro tre punti dietro di noi e che comunque all'inizio del campionato si è posto un obiettivo che è quello della salvezza come la nostra, quindi fare e vincere una partita con una diretta concorrente in giro di ritorno è una cosa molto importante, ripeto, non è stato facile, ma sapevamo la caratura di questa squadra, dove nel mercato di gennaio è intervenuto abbastanza prendendo giocatori importanti, però ripeto, i ragazzi oggi sono stati eccezionali, perché comunque in tutte le situazioni, anche di difficoltà, nel fatto che magari Fabrizio si è fatto male durante la partita, è entrato Davide da subito a caldo, ha fatto un'ottima partita e per me sono contento, soprattutto a parte il risultato, soprattutto per questi ragazzi che magari si possono trovare delle soddisfazioni, che magari sono quelli che giocano meno, quindi sono contento per loro. Voi continuate a porre questo quesito dell'obiettivo, siccome vi ho risposto diverse volte, ormai di me non vi fidate più, sentite anche gli altri allenatori per cambiare l'obiettivo, ripeto, gli obiettivi sono prefissati all'inizio del campionato, ma questo non significa che la Virtus Lanciano ha ottenuto un obiettivo, tiri i remi in barchi o finisce il campionato, però da qui fino a quando non c'è la matematica salvezza, quello è il nostro obiettivo. Per oggi non era facile sostituire Piccolo, molta spinta, poi oggi forse a differenza delle altre gare la sua squadra è stata costretta anche a cambiare l'impostazione con Agazzi e lo ha fatto anche bene in corso d'opera. Sì, io penso che non era facile per Elio, perché comunque giocare una partita all'inizio dopo tanto tempo non è facile, ripeto, poi oggi faceva caldo, durante la settimana magari abbiamo avuto un tempo diverso, quindi non era facile come partita, ma fatta abbastanza bene, perché comunque come il resto della squadra è chiaro che poi non ha ancora i 90 minuti di qualità per il tipo di giocatore che è, ma penso che la prestazione sua sia stata ottima, ma come il resto di tutta la squadra. Il resto Paghera che ci dice? Fabrizio quando chiede il cambio non c'è niente di positivo, perché è uno che non molla mai, quindi mi auguro che non ci sia niente, ma il braccio dove si è già avuto delle fratture, ripeto, mi auguro per lui, perché sarebbe devastante a livello mentale, però ripeto, per chiedermi il cambio lui vuol dire che qualcosa è successo.
Queste le dichiarazioni del tecnico Roberto D'Aversa al 91esimo della gara vinta con la Virtus Entella. Lanciano che giovedì prossimo sarà atteso dalla trasferta di Livorno all'Ardenza contro la squadra toscana di Cristian Panucci, che con l'ex giocatore della Roma in panchina ha ottenuto 2 sconfitte in 2 gare come inizio. Sicuramente non è stato positivo quello di Cristian Panucci da allenatore. Allora abbiamo diversi messaggi, iniziamo a leggerne alcuni, ovviamente di tifosi delle nostre squadre abruzzesi. Buonasera, l'anno del Teramo, perché sempre coincidenze favorevoli? Oltre ad essere bravo ci vuole tanta fortuna e il Teramo non ha rivali. Beh, fino a questo momento la classifica dice questo, perché l'Ascoli è in difficoltà. Andiamo avanti, vediamo il secondo messaggio. Avanti, grande immenso Chieti, in difficoltà numerica, hai pareggiato a Macerata, peccato per il rigore di Esposito, si poteva anche vincere. Sì, il Chieti oggi ha pareggiato in casa della capolista, tra l'altro ha chiuso la gara anche in inferiorità numerica, un Chieti che ha dimostrato di essere formazione di rango anche in casa della squadra che sta dominando quasi il campionato. Un saluto a grande Ercole, Mike Tyson di Nicola. Questo è un saluto per te, Ercole. Perché Mike Tyson? No, non lo so. Andiamo avanti, vediamo il prossimo messaggio, ancora qualche secondo. Buonasera, un saluto Ercole, non è che abbiamo messo la quarta, la prima perché la squadra va a 2 all'ora. Oggi vittoria imbarazzante, sempre forza l'Aquila, Massimiliano. È stata, tra poco vedremo il servizio del nostro Gianmarco Menga, è stata una vittoria imbarazzante quella di oggi. Ma questa non credo. È la categoria, poi giustamente se qualcuno si aspetta qualcosa di più... che possiamo i tifosi fare. Vogliono vincere e vogliono vedere anche grandi partite, ma non si può sempre vincere e giocare bene. Io mi accontenterei di stare su in vetta, penso che l'Aquila non abbia mai raggiunto questa posizione di classifica in prima divisione, quindi io sono contento così. Andiamo avanti con il prossimo messaggio, sempre con l'ausilio di Maurizio Daguì. Solo il Pescara poteva farsi raggiungere in superiorità numerica in Serie A, Carpi e Bologna e Vicenza, mettetevi l'anima in pace. Andiamo avanti con un altro messaggio, perché comprare 7 giocatori forti con la squadra seconda in classifica? Qui credo che questo sia un tifoso dell'Aquila probabilmente, che rivolge questa domanda ad Ercole di Nicola. Ho sbagliato, l'ho detto su più fronti, quindi quando uno sbaglia si assume le responsabilità. Prendere tanti giocatori o qualche giocatore che probabilmente no, non si è... Non si doveva, sono d'accordo, con questo messaggio sono d'accordo, purtroppo quando si fa il mercato ci sono delle dinamiche di mercato che giustamente... ai più sono sconosciute, però ripeto, i fatti dicono che l'Aquila a gennaio ha operato male e io sono il responsabile della tecnica e mi assumo la responsabilità. Allora andiamo avanti, vediamo il prossimo messaggio. Giovedì tutti all'Angelini contro la Recanatese e diamoci dentro per raggiungere i playoff. Forza Chieti, sì, giovedì ci sarà la Serie D e Chieti ospiterà al Guido Angelini la Recanatese, poi vedremo anche il prossimo turno tutte le altre gare. Ci sarà, tra l'altro, ve lo anticipo, un posticipo, il derby San Nicolo-Giulianova si giocherà venerdì, perché giovedì al Bonolis giocherà il Teramo con il Tutto Cuoio. Andiamo avanti con un altro messaggio. Come sta il giocatore dell'Ascoli colpito da una pietra dei suoi tifosi sotto i distinti a fine partita? Ma questa è una notizia che abbiamo appreso, che stiamo apprendendo in questo momento da questo messaggio. Vedremo di sapere qualcosa in più quello che è accaduto a Forlì. Tra l'altro tra poco vedremo anche delle immagini sulla sconfitta dell'Ascoli a Forlì. Vedremo i gol di questa partita. Per Di Nicola, noi ci crediamo e il prossimo anno resta con noi. Sei un grande, un abbraccio. Ciao Stefano. Di Nicola resterà anche l'anno prossimo all'Aquila, sì. No, è prematuro di parlare di queste cose, è normale che io all'Aquila, come ho detto stamattina in conferenza stampa, ho lasciato un pezzo di cuore, sono 7 anni che sto su, siamo partiti dall'eccellenza, adesso primeggiamo in prima divisione, quindi sono molto legato alla città, alla tifoseria, alla società e a tutte le componenti aquilane. Quando deciderai se restare o meno, comunque valuterai... Innanzitutto c'è la società che deve dire la sua sull'operato di Ercole Di Nicola, dopodiché se ci sono le condizioni per fare bene, io sicuramente non volterò le spalle né alla società né a una società né a una città che mi ha dato tanto in questi 7 anni.
Andiamo avanti con il prossimo messaggio, vediamo qui, ecco un messaggio che riguarda il Pescara, Melchiorri un gol e un assist, sul gol mangiato palla carica d'effetto, gli è tornata indietro, peccato, ci rifaremo, abbiamo visto anche le immagini, effettivamente il pallone un rimbalzo strano lo ha avuto, peccato davvero per Melchiorri e il Pescara. Non so se c'è qualche altro messaggio da leggere, probabilmente per il momento no. Allora andiamo avanti e parliamo dunque, dopo aver chiuso il capitolo sulla Serie B, parliamo di Lega Pro. Tra poco vi anticipo che avremo un altro collegamento telefonico con il presidente del Teramo, Luciano Campitelli, ma andiamo a vedere la gara di giornata, quella proprio dell'Aquila che ha superato al Fattori per 2-1 il Sant'Arcangelo. L'Aquila cala il Tris e centra la terza vittoria consecutiva. Nella sfida ora di pranzo contro il Sant'Arcangelo, gli uomini di Nunzio Zavettieri sfoderano una prova sontuosa in intensità e qualità per tutto il primo tempo. Poi nella ripresa la stanchezza fisica dopo 8 partite nell'ultimo mese si fa sentire e ne risente il gioco e la briosità nella manovra. Nell'undici iniziale torna Virdis come terminale d'attacco del 4-2-3-1. In mediana, a fianco a De Francesco, gioca dal primo minuto Marco Djuric, che al quarto si procura un buon calcio di punizione dai 25 metri. La battuta è affidata allo specialista Corapi. La barriera si apre, frittatona del portiere Nardi, palla che rotola in fondo al sacco. Quarto centro in campionato per il numero 10 dei rossoblù e l'Aquila in vantaggio. Ancora nel replay l'errore tecnico impresa del portiere romagnolo. L'Aquila gioca a memoria. De Francesco lancio in verticale per Virdis, ingresso in area di rigore, stavolta Nardi si riscatta e salva il punteggio. È solo però l'anticamera del raddoppio. Da calcio d'angolo di Corapi, schema con il blocco di De Francesco e incornata vincente di Capitan Pomante. 2-0 l'Aquila e secondo sigillo in campionato per il centrale difensivo di Atri. Sembra già finita, ma d'inizio ripresa l'Aquila cala vistosamente ed il Sant'Arcangelo riapre la partita. Al minuto 49, verticalizzazione per De Respinis, solo davanti a Zandrini, piatto sinistro chirurgico ad effetto che si insacca sotto l'incrocio. 2-1 e paura sugli spalti del Fattori. Timori che però si trasformano in applausi di liberazione al fischio finale dell'arbitro. L'Aquila vince la sua quarta partita delle ultime 5. Si porta a meno 3 dal terzo posto e sogna altri 3 punti giovedì contro il Savona per una Pasqua di serenità inimmaginabile se si pensa alla crisi nera tra gennaio e febbraio. Ma d'altronde, forse la primavera rossoblù è davvero arrivata. Questo è il servizio del nostro Gianmarco Menga sulla vittoria dell'Aquila. Ecco qui un altro risultato di una gara in corso, credo risultato finale a questo punto. Tutto Cuoio Gubbio 1-0, Tutto Cuoio prossimo avversario del Teramo. Di Nicola, parliamo anche un attimo della società, perché ci sono dei rumors che riferiscono di un possibile, probabile ingresso di un imprenditore vecchio nell'Aquila che potrebbe rilevare il 25% delle azioni. Corrisponde al vero questa indiscrezione? C'è qualcosa? E al di là di questo, quali potrebbero essere le novità in società? Ma io da sempre non mi sono mai interessato a quelle che possono essere le varianti all'interno della società. Io quello che mi limito a fare è quello di ringraziare tutti i dirigenti che fino ad oggi hanno dato un loro contributo alla causa Aquila Calcio. Da 7 anni a sta parte penso che è doveroso ricordare Elio Gizzi, che ha fatto tantissimo per questa società e penso che sia stato l'artefice principale dei successi dell'Aquila Calcio. Insieme ai suoi soci, poi ha avuto dei soci, Nurzia e Taffo, poi è arrivata la nuova società con il presidente Chiodi, che ha ridato tanto entusiasmo e la prima vittoria ai playoff contro il Teramo, insieme al vicepresidente Mancini, a Cipriani, Bruno Monti, Mirilli e Baldassarre. Io devo ringraziare questi, tutte le voci che arrivano all'Aquila dall'inizio del cammino ad oggi dovevano entrare 15 imprenditori, invece siamo ancora con i soci storici che stanno portando. Qualcosa però accadrà. Qualcosa accadrà. Qualche movimento ci sarà. Fino a quando non vedo nero su bianco non credo più a nulla. Penso che il problema dell'Aquila di quest'anno sia stato anche le voci insistenti di possibili nuovi acquirenti o dimissioni di qualche socio importante, quindi io penso che la società dell'Aquila abbia bisogno di stabilità. In questo momento ha dei soci forti, solidi,
potrebbero entrare altri aquilani di una certa rilevanza che però fino ad oggi non si sono avvicinati all'Aquila Calcio. Io penso a quello, tutto quello che viene da fuori sono delle strategie che vengono fatte in seno all'amministrazione comunale e al tavolo della società. Quanto riguarda invece il rapporto con la tifoseria, insomma, nelle ultime settimane c'è stato qualche problema, lo sciopero dei tifosi, qualche contestazione anche nelle settimane passate, è tornata la tranquillità? Ma allora, e poi un'altra domanda, scusa Ercole, è contenta la società dell'apporto quest'anno anche numerico di presenze al Tommaso Fattori del pubblico o probabilmente, come io credo, era giusto e lecito attendersi di più in quanto a presenze allo stadio, visto quello che sta facendo l'Aquila quest'anno e ricordando che qualche stagione fa questa squadra era nei tornei dilettantistici? Se parlate con me, io non mi accontento mai, quindi possono venire anche 5.000 spettatori e non mi accontenterei. No, a parte gli scherzi, penso davvero che la città dell'Aquila ancora non abbia compreso appieno quello che rappresenta questa società e questa squadra per la città. Penso che un senso di rivalsa nei confronti di tutto quello che è successo è un simbolo di una città ferita. E penso che secondo me tanti aquilani dovrebbero fare tanto di più per questa società, perché in tutta Italia veniamo etichettati come una società modello, una squadra importante, tutti i giocatori vogliono vestire la casacca rosso-blu e penso che tante persone ancora non si rendono conto del patrimonio che hanno in città. Per quanto riguarda il pubblico che è venuto quest'anno, io non smetterò mai di ringraziarlo. Tra anche i contestatori, perché almeno vengono allo stadio, bisogna scindere le due componenti. Noi abbiamo una componente ultras della curva che dal primo all'ultimo minuto incitano sempre la squadra, sono sempre calorosi e loro a più riprese hanno detto che al di là del risultato sportivo quello che gli interessa è che l'Aquila abbia un seguito a livello di anni, perché c'è stato proprio a livello ciclico l'Aquila dopo 5-6 anni è sempre fallita, invece adesso si è creata una certa continuità e gli ultras giustamente vogliono che il simbolo della città rimangano per più anni possibile, al di là della categoria che si fanno. Per quanto riguarda invece il pubblico della tribuna, è un pubblico esigente. È un po' più esigente, è un po' più esigente, però secondo me non capiscono che forse l'Aquila sta facendo il massimo di quello che può fare oggi. Gianluca Pacchiarotti, dall'esterno che impressione ti sei fatto dell'Aquila, che comunque con tutti i problemi che ha avuto anche per il maltempo, perché saltare due partite e non giocare per un mese sicuramente incide nell'arco di una stagione, quarto posto in classifica, dietro squadre che stanno facendo molto bene come Teramo, Ascoli e Reggiana. Sì, io credo che l'Aquila, soprattutto collegandosi al discorso, quello purtroppo tristemente famoso, sia una delle eccellenze della nostra regione, perché comunque fare calcio in una città così ferita, come diceva pure il direttore, penso che non sia semplice. Però il fatto stesso che comunque una società appunto che si sta facendo valere, i giocatori vogliono andare lì, quindi vuol dire che c'è comunque interesse, c'è la possibilità di avere comunque un progetto, perché è un progetto che è partito dall'eccellenza. Io ricordo che all'epoca che l'Aquila faceva l'eccellenza facevo l'allenatore dei portieri a Miglianico, sì. E eravamo concorrenti per vincere il campionato e poi arrivavamo tutte e due sopra. E io mi auguro che l'Aquila possa un giorno veramente arrivare, dico in Serie B, perché chiaramente rappresenta anche la città storica, il capoluogo dell'Abruzzo, e anche perché il nostro Abruzzo ha bisogno di avere squadre ai massimi livelli del calcio nazionale, sinceramente. Bene, ci fermiamo per la seconda pausa pubblicitaria, poi torneremo in studio, ascolteremo anche il collegamento telefonico con il presidente del Teramo, Luciano Campitelli. Come with me. Di nuovo in studio, terza parte dell'Abruzzo del pallone, come vi avevamo promesso dopo aver ascoltato il tecnico del Teramo Vincenzo Vivarini, abbiamo in collegamento telefonico il patron della capolista della società biancorossa Teramo che comanda la classifica del girone B di Lega Pro con 3 punti sull'Ascoli. Abbiamo in collegamento e ringraziamo il presidente del Teramo Luciano Campitelli. Presidente, buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Allora Presidente, parliamo subito dell'attualità, si aspettava questa sconfitta dell'Ascoli oggi a Forlì oppure no?
No, perché non me l'aspettavo. Difatti ieri ho detto che secondo me stasera stavamo a parità di punteggio, perché insomma penso che l'Astro sia molto più forte del Formica. Però poi capita che a questo periodo di campionato le squadre più che stanno sotto alla fine si impegnano tanto e si mettono in difficoltà perché hanno bisogno di punti per non retrocedere. Presidente, c'è rammarico però per la mancata vittoria di ieri, nel senso che se fossero arrivati i tre punti ora la classifica parlerebbe oggi ancora non più dobbiamo biancorosso. Parlare del se e del ma, perché pure l'Ascoli oggi sicuramente poteva vincere, quindi per noi avevamo due risultati positivi ieri, un pareggio e una vittoria, abbiamo pareggiato, ne siamo contenti contro una squadra molto forte, quindi noi continuiamo la nostra strada. Tre punti non sono niente, perché qui le partite sono difficilissime, e andiamo di volta in volta. Adesso giovedì giocheremo una partita per noi importantissima, è difficilissima perché il tutto cuore c'è un tecnico bravo, una squadra molto quadrata, molto cattiva, però noi dobbiamo vincere e basta, non è che possiamo fare chissà cosa, noi dobbiamo vincere perché la squadra, se ci crede, ha bisogno dei tre punti, sono indispensabili. Poi ci sarà un attimino di riposo, così poi ci sarà un po' di respiro per tutti quanti, perché giochiamo da tante partite facendo anche tanti risultati positivi, quindi abbiamo un attimino un po' di relax e poi ricominciamo con la partita con la Lucchesi in casa, e anche lì le partite in casa vanno vinte tutte. Presidente, qui in studio c'è il responsabile dell'area tecnica dell'Aquila Calcio, Ercole Di Nicola, che come diceva anche prima è stato uno dei pochi o comunque uno dei primi a credere nel Teramo e a dire che il Teramo poteva vincere il campionato e comunque poteva dominare questo campionato sin dalle prime battute. Lei cosa dice ad Ercole Di Nicola? Io gli dico che siccome io e Ercole siamo due amici fraterni, lui pur di farmi piacere a me lo diceva, ma penso che non lo pensasse fino adesso. Poi Ercole è uno che ci capisce, vedendo poi la squadra come giocava, le punte come giustamente poi hanno dimostrato che sono tutti e due molti, tutti e tre, perché hanno preso anche buchi soltanto forte, ha capito che forse sta squadra poteva arrivare fino in fondo, ma penso che all'inizio lui, siccome tra di noi c'è grande stima, me l'abbia detto anche per farmi restare felice. Ercole, che vogliamo rispondere al Presidente? Ma io al Presidente l'ho sempre detto, lo sa lui, quindi per me era una squadra costruita bene, una squadra allenata bene, una squadra che ha un Presidente passionale, che in Lega Pro penso che faccia invidia un po' a tutte le società, perché lui è uno presente, è uno che nei momenti che servono sa dare il bastone alla carota e quindi sa tenere tutti sulla corda, e penso che i risultati che Cambitelli ha fatto a Teramo in questi anni parlano da solo, e non c'è nulla da dire, lui sarà ricordato secondo me come il presidente più vincente della Teramo Calcio. Presidente, ha ascoltato Di Nicola? Presidente più vincente della storia del Teramo. Ma questo è la verità e nessuno lo potrà, potranno dire il contrario. Io invece penso che, non so cosa sia successo all'Aquila, ma credo che l'Aquila con la partita che abbiamo giocato in casa e abbiamo perso, ho visto una delle squadre più forti del campionato. Poi si è persa, però non so cosa è successo, però penso che... E lei che come si spiega, Presidente, come si crede, spiega poi la flessione dell'Aquila? Non lo so, però se l'Aquila ci crede può fare i playoff, quindi li può fare, lui lo sa. Presidente, tra l'altro l'Aquila in questa stagione ha battuto anche l'Ascoli 3-1 al Fattori, quindi comunque un favore al Teramo lo ha fatto già.
Ma sicuramente, sicuramente, però a prescindere i favori o non favori, noi e l'Aquila per poter fare ci vediamo, ciao. Se vuol far sì che l'Aquila vuole puntare ai playoff, che io penso che li possa fare, perché stanno lì, penso che li potranno fare senza problemi e io sarei il primo a essere felice, perché è una squadra abruzzese, io dico sempre l'Abruzzo, Erco lo sa, il presidente lo sa anche. Presidente, prima di salutarla e di ovviamente ringraziarla, io stavo vedendo qui nel nostro computer, tra poco andremo a leggere altri messaggi, ne sono arrivati tanti, ne è arrivato uno in particolare, non so se il nostro Maurizio da qui lo può mandare in sovrimpressione, eccolo qui, che riguarda Donnarumma, scrive un tifoso, si può sapere di chi è Donnarumma? Campitelli dice che è suo, ma non è del Pescara? Lei un mese fa, Presidente, proprio in una trasmissione qui a TV6 Acropolis con Alfredo Giovannozzi, aveva svelato l'arcano. Vogliamo ricordare a qualche tifoso che probabilmente non sa bene com'è la questione Donnarumma, qual è la verità? Donnarumma è del Teramo, è del Pescara? C'è una scrittura privata probabilmente tra lei e il Presidente Sebastiani? Allora, Donnarumma è un giocatore del Teramo che gioca a Teramo e pensiamo a vincere il campionato e non pensare in questo momento a Donnarumma, Pescara, Teramo. Tra Teramo e Pescara c'è un grande rapporto, quindi non ci sono problemi tra Donnarumma, il Teramo e il Pescara, in modo in assoluto. Donnarumma è un grandissimo attaccante, credo che è l'attaccante che ha fatto più gol in tutti i campionati italiani dei bomber di quest'anno. Poi le cose nostre ci metteremo a posto noi, quindi nessun problema. Bene, grazie Presidente, ringraziamo il Presidente del Teramo Luciano Campitelli, grazie. Buona serata Presidente, grazie. Grazie a voi, grazie, ciao. Ringraziamo il presidente del Teramo, Luciano Campitelli. A Ercole Di Nicola, cosa risulta di Donnarumma? Sa qualcosa? È un giocatore, insomma, si parla tanto. Secondo me Donnarumma ha firmato il contratto a Pescara, convinto di andare a Pescara, e poi è andato a Teramo, altrimenti può darsi che non voleva scendere in categoria. Io la penso così, quindi poi naturalmente tra il presidente del Pescara e il presidente del Teramo c'è tanta stima, lavorano insieme, fanno di tutto, quindi... È un grande secondo giocatore. Me non parla perché le cose sono state fatte così. Molte volte magari non si riesce a portare un grande giocatore in una piazza come Teramo, magari o L'Aquila, perché era una neopromossa, e quindi magari con un contratto triennale a Pescara, per dire, quindi viene girato al Teramo per un anno, a quel punto il calciatore può accettare. Io la vedo così, poi solo Campitelli e Sebastiani sanno. Ma sicuramente lo sanno loro, però io da direttore ti dico che molte volte mi è successo anche a me con qualche altra società amica, per poter convincere un calciatore a fargli fare prima un contratto nella categoria superiore e poi farmelo girare a me. Gianluca, Donnarumma, innanzitutto questo è un giocatore che segna tantissimo, quasi tutte le partite, nessuno forse si aspettava che potesse arrivare a questi numeri, a queste cifre. Ma noi se andiamo a vedere anche la situazione attaccanti che adesso c'è a Pescara, forse c'era anche prima magari. E qualcuno, infatti tu adesso hai anticipato una cosa che ti volevo chiedere, qualcuno diceva a Pescara... uno come Donnarumma avrebbe fatto comodo quest'anno anche al Pescara. Però sai, col senno di poi forse per lui è stato meglio andare lì, perché sta vivendo adesso una stagione fantastica, si fa un che nome magari importante. Il calciatore in quel momento non lo capisce, esatto, perché non vuole scendere in categoria, però sta facendo invece una... è stato il bene di Donnarumma. Come si diceva una volta, a farsi le ossa. In Serie B magari è stato sempre un avrebbe avuto meno spazio. A Cittadella, no, più che altro non si è mai affermato, quindi adesso... Una volta che ha fatto oltre 20 gol a Teramo in prima divisione, è un bel biglietto da visita, certo, un bel biglietto da visita chiaramente. Quindi diciamo che penso che adesso Donnarumma stia benedicendo quella giornata in cui ha deciso, perché comunque sta facendo delle cose bellissime. E quindi secondo me in questo momento è di tutte e due. Allora andiamo a vedere, a proposito di Teramo, indirettamente quello per quanto riguarda la formazione biancorossa, quello che è successo oggi a Forlì. Andiamo a vedere le immagini dei gol che hanno deciso Forlì-Ascoli, 2-1 il risultato
risultato finale per la formazione romagnola e dire che l'Ascoli era passato in vantaggio, Ascoli in maglia nera, vedete l'attacco della formazione marchigiana con il gol del giocatore Chirico, ex Lanciano se non andiamo errati, e vedete l'esultanza dei tantissimi tifosi marchigiani che sono arrivati questo pomeriggio a Forlì. Vedete l'ottima giocata di Chirico, il portiere del Forlì smanaccia ma la sfera un po' in maniera beffarda termina in rete. Poi c'è la reazione del Forlì, Docente, il gol dell'1-1, gran gol questo di Docente, un giocatore che ha calcato anche palcoscenici importanti, Docente che dunque pareggia per la sua squadra. E poi c'è il rigore per il Forlì per un fallo, vedete. Ah, questo è ancora il gol del giocatore romagnolo. Fallo qui, non l'ho capito. Tra poco, ecco, vedremo questa decisione dell'arbitro che assegna il rigore. C'è anche l'ammonizione per l'autore del fallo, il rigore per il Forlì, la battuta di Docente, il pallone in rete. Allora, se possiamo tornare indietro, chiedo ovviamente a Maurizio Daguì un estremo sacrificio, vogliamo andare a vedere questo rigore che non è sembrato molto, molto chiaro. Si era detto che all'Ascoli erano stati concessi dei rigori un po' generosi, questa volta forse è il contrario. Ercole, vogliamo rivedere un attimo, tra poco io non riesco a capirlo ecco qui vediamo l'azione. Questo è il Docente, credo in possesso di palla, controlla il pallone, cerca di concludere, poi c'è l'intervento di un difensore. Si allunga la maglia, si allunga però. Io la maglia vedo allungarsi la maglia. Vediamo con rallenti. Sì, si vede la maglia. La maglia si allunga. Ecco qui. Sì, questo sì. È proprio il. Allora ha fischiato il fallo. Non avevo capito. Sì, sembrava che avesse preso. Non è un rigore. Non è un rigore chiaro. Cioè, non è un rigore proprio nettissimo. Però l'arbitro, tra l'altro, è ben piazzato, è a pochi metri in direzione, quindi ha visto bene. Quindi un rigore leggermente generoso per il Forlì, ma che può sicuramente starci per la gioia dei tifosi del Teramo, per la gioia anche di Docente che mette i palloni in rete per il 2-1. Il 2-1 sarà il risultato finale per la formazione romagnola. Allora, chiudiamo il capitolo sulla Lega Pro. Tra l'altro, prima un tifoso ci aveva scritto di un problema che aveva avuto un giocatore dell'Ascoli, Mori, che effettivamente sarebbe stato colpito da una monetina lanciata dai tifosi marchigiani, un episodio che comunque è accaduto nei momenti di tensione del dopogara, non ha riportato fortunatamente grandi conseguenze il giocatore marchigiano, ma questo proprio va a testimoniare come in casa bianconera questi siano momenti non facili, perché i tifosi oggi si attendevano un risultato ben diverso dai propri beniamini. Allora, chiudiamo il discorso relativo alla Lega Pro, se possiamo vedere però il prossimo turno, dicevamo del Teramo che ospiterà il Tutto Cuoio. Per l'Ascoli una gara sulla carta non impossibile, con il Propiacenza al Del Duca, ma Propiacenza che ha bisogno di punti salvezza. Vediamo anche le altre gare: Carrarese-Pisa, Gubbio-Ancona, Lucchese-San Marino, Pontedera-Pistoiese, Prato-Reggiana, Sant'Arcangelo Grosseto. Poi c'è questo Savona-L'Aquila, Ercole, Savona che è andato a vincere sul campo del San Marino, che ha fatto un bel passo avanti in chiave salvezza, ma non è ancora salva la formazione ligure. No, assolutamente, in piena bagarre play-out retrocessione, sarà una partita dura, è un ambiente particolare quello di Savona, quindi ci aspetterà sicuramente una partita dura sotto ogni punto di vista, però penso che l'Aquila sia ritrovata, stiamo facendo un calcio molto redditizio, si è ritrovato l'anima di questa squadra, quindi quando si ritrova l'anima automaticamente poi delle partite le puoi giocare meglio, delle partite meno bene, però l'importante è che ci sta l'anima per cercare di riportare a casa il risultato. Allora, prima di andare a vedere il servizio sul pareggio del Rubens Fadini, parliamo di Serie D fra Giulianova e Campobasso, leggiamo ancora qualche messaggio perché ne sono arrivati tanti. Con questo organico e con l'attuale livello del campionato di B, solo Baroni, Cateracciaro, patentato, può riuscire a non arrivare secondo e speriamo di centrare i playoff. Questo è un tifoso del Pescara. Andiamo avanti con il prossimo.
Sada Vinci in casa, Forza Pescara. Eh sì, giovedì ci sarà questa gara col Brescia, non facile. Sui calci piazzati prendiamo troppi gol, sveglia e Forza Pescara, un altro tifoso del Pescara. Andiamo avanti con il prossimo SMS. Buonasera, l'Ascoli si lamenta sempre le settimane scorse perché non avevano i tifosi in trasferta. La verità che è scoppiato, che ci sono tanti infortuni, tanti diffidati. A fine partita i tifosi hanno contestato Ferendolo, stavamo dicendo qualche secondo fa, un giocatore con una bottiglietta, sembra che sia stata una monetina. La verità, ha fatto il botto, complimenti al Teramo, sempre Forza L'Aquila. Massimiliano, questo è un tifoso dell'Aquila. Andiamo avanti. Per il signor De Nicola, può la mentalità di Baroni risultare vincente in un campionato a vincere? Questo è un gioco di parole. Difesa, subire avversario, non affondare mai e contropiede. A Pescara, Ercole, Baroni è molto criticato, questa non è una novità, nonostante ora i risultati siano migliorati. A Baroni viene imputato il fatto di essere un po' troppo prudente in alcune gare. Tu avrai visto delle gare del Pescara, delle partite del Pescara, secondo te è così? Baroni è così prudente oppure c'è dell'altro? Iniziamo col dire che Pescara è una piazza abituata agli allenatori spregiudicati, tipo Galeone, tipo Zeman, tipo degli Rossi, cioè è un pubblico da palazzo fine, quindi è un pubblico che ha bisogno di questo tipo di allenatore. Io penso che Baroni è un allenatore molto duttile, sia a livello di moduli che a livello di gioco, si sa adattare bene. Se andiamo a vedere i numeri, non è così, perché Pescara forse è uno dei migliori, è il miglior attacco, miglior 55 attacco gol. Il miglior attacco della stagione, quindi la dice lunga su quelle che sono i gol fatti a Pescara. Se poi giustamente si chiede a Baroni di fare il Zeman o il Galeone, Baroni non è né Zeman né Galeone. Baroni applica un modulo di gioco leggermente con la difesa, leggermente più bassa rispetto ai suoi predecessori, e quindi che c'è da dire? Io delle partite le ho visto delle partite ben giocate, delle partite in cui il Pescara magari ha faticato, tipo quelle in casa con il Lanciano. Però penso che il Pescara ha tutte le carte in regola per arrivare sia secondo in classifica sia a vincere i playoff. Io me lo auguro per tutta la regione Abruzzo, perché Pescara rappresenta... Potrebbe fare da traino anche alle altre squadre. Pescara, noi tutti gli addetti ai lavori vorremmo sempre il Pescara in Serie A, vorremmo il Pescara in Serie A perché è da traino per tutte le altre società. Gianluca Pacchiarotti, cosa pensa di Baroni? Qual è il tuo giudizio sul tecnico del Pescara? Baroni fondamentalmente, dopo la bella stagione dell'anno scorso a Lanciano, diciamo in parte si sta riconfermando, perché comunque i risultati diciamo che gli danno ragione. Però per quanto riguarda il pubblico di Pescara, come si diceva giustamente pure il direttore, è un pubblico abituato a vedere un calcio molto propositivo e offensivo. Calcio a champagne. Sì, però non è detto che Baroni in alcune gare non abbia proposto, non abbia impostato la squadra per offendere. Anche ieri diciamo che forse ecco magari un po' più di spregiudicatezza, quando eravamo magari in superiorità numerica ci poteva anche stare. Non avrebbe guastato. Sì, però probabilmente è nella sua filosofia quella di giocare un po' più basso e poi anche di avere un centrocampo coperto, però non è detto, perché i numeri comunque dicono anche che l'attacco del Pescara è prolifico, segna, anche perché c'ha comunque una buona qualità di giocatori. Io direi di aspettare il risultato finale prima di criticarlo, proprio totalmente, perché ha un allenatore, bisogna anche dare tempo pure se la piazza. Anche perché bisogna dire che Baroni è stato davvero sulla graticola quando i soldati non arrivavano. Il presidente sempre. Sebastiani da solo... Non l'ha mai messo in discussione. È un po' come Inzaghi al Milan. Tante volte ho parlato con lui e mi ha detto: Baroni non si muove da qui fino alla fine della stagione. Io ci credo e penso che oggi i risultati bisogna dare atto ragione al presidente di aver fatto la scelta giusta, perché i risultati stanno arrivando. E poi, ci sono anche dei buoni giocatori. E poi vincere è sempre difficile, certo. Però io penso che il Pescara possa fare una sorpresina. Allora, andiamo a vedere il servizio. Scusate, c'è un messaggio anche simpatico. Questo è un tifoso del Teramo. Grazie Forlì, docente, santo subito. Beh sì, i due gol di oggi sono stati importanti. Il momento non è finito. Ora giovedì andiamo a vincere a Livorno e bye bye Pescara. Questo è un tifoso del Lanciano, perché il Lanciano giocherà a Livorno giovedì.
Vediamo anche un attimo un altro messaggio per Pacchiarotti. Analizzando la partita di La Spezia, va sottolineato che contro il Pescara non sono stati concessi due rigori evidenti. Sei difensori anche contro una squadra in 10 per un tempo e subire per intera partita. Questo il Pescara da Baroni Anticalcio. Beh, ne hai parlato poco fa, hai espresso il tuo giudizio su Baroni. Non tutti sono d'accordo. Mi dispiace che sia stato etichettato così. Io, tra parentesi, con Baroni tantissimi anni fa ho giocato insieme nella Nazionale Juniores, una quindicina di partite, pure nella Nazionale Serie B, tra parentesi, è un dato di fatto, quindi mi fa piacere ricordarlo. Però dico questo, che ieri diciamo che era una partita che si poteva comunque chiudere. Però sai, il fatto che abbia subito però soltanto due gol su... Io non lo voglio difendere perché non faccio il difensore. Calcio da ferro. Io guardo così da sportivo, diciamo, perché non è che seguo sempre il Pescara. Dico che comunque ha subito due gol su calcio da fermo, quindi non è che ha subito il gioco della Spezia. Però questa potrebbe essere un aggravante. Sì, potrebbe essere un aggravante, però sai, prendere un gol su calcio da fermo ci può stare, soprattutto il primo. Fa parte del gioco. E magari non ci può stare quello preso su calcio d'angolo, perché sai, era una difesa schierata, quello è stato anche magari un errore di interpretazione. Dà un po' fastidio. Allora, c'era un messaggio anche simpatico che avevo intravisto prima di andare a vedere veramente questo servizio su Giulianova a Campobasso, vediamo se lo possiamo, no, quello dopo. Eccolo qui, caro Pescara, per sostituire Baroni sta al tranno, non pensare al nostro D'Aversa, non si tocca e non tradisce come hanno fatto altri. Beh, altri probabilmente il riferimento è a Baroni, ma Baroni non ha tradito, perché comunque aveva rescisso il contratto con la Virtus Lanciano. Allora andiamo a vedere questo servizio finalmente sul pareggio del Rubens Fadini oggi tra Giulianova e Campobasso, 1-1 il risultato finale. Pari e patta al Rubens Fadini fra Giulianova e Campobasso, che si sono divise la posta e anche i due tempi, ma a recriminare maggiormente sicuramente la squadra di Francesco Giorgini, che dopo il vantaggio a freddo ha dilapidato diverse occasioni per chiudere la gara, riaperta poi da Todino prima di una ripresa deludente che ha visto gli ospiti sfiorare il colpaccio con Vitone. Pronti via di Giulianova, già in gol al settimo con Censori, che dopo un primo tiro ribattuto mette di potenza alle spalle dell'incolpevole Conti, che poi rischia tantissimo tre minuti dopo, quando Maurizio Nassi, dopo una splendida azione personale, supera alcuni avversari prima di allargare troppo il compasso mandando la sfera sul palo esterno. Inizio shock per i molisani, che dopo alcuni minuti di apnea riescono pian piano a scrollarsi di dosso le paure, anche se al 14° è Mariani per il Giulianova con una parabola deliziosa a far gridare ancora al gol i tifosi giallorossi. La squadra di Salvatore Vullo cerca di spostare il baricentro in avanti, ma quando attacca la formazione di casa fa davvero paura, così come accade alla mezz'ora, quando Mariani illumina e serve Esposito, che anziché tirare effettua un cross teso in area dove la difesa molisana riesce a spazzare, anche se con qualche apprensione. Emozioni anche nel finale di tempo al 43° con un tiro di Mariani ribattuto in area ospite dal capitano del Campobasso Minadeo, e poi pochi secondi dopo con una conclusione fuori misura di Gaetani prima della beffa, con il pareggio di Todino, che servito da Marinucci Palermo approfitta di una bambola della difesa giuliese per mettere la sfera alle spalle dell'incolpevole falso nella prima vera occasione creata dai molisani. La ripresa si apre al 10° con un tiro alto di Mariani, poi più nulla fino al 37° con il legno pieno colpito da Vitone. Passa un minuto e gli ospiti chiedono un rigore per un contatto in area tra Di Gennaro e Falso, con Miele che lascia però proseguire. A protestare più degli altri è Vitelli, che dalla panchina molisana si vede sventolare il rosso dal direttore di gara Campano. Il finale di gara è confuso e infruttuoso per entrambe le squadre, con l'1-1 che alla fine non accontenta probabilmente nessuno. Noi potevamo chiudere la partita il primo tempo, io penso che è stata una partita due volte. Il primo tempo noi, il secondo tempo il Campobasso, che alla fine poteva anche vincere la partita. Infatti temevo molto questa squadra, perché mi fece una buona impressione a Campobasso. Noi abbiamo grandi problemi, come penso sanno tutti, a livello di società. Per noi, se arriviamo alla salvezza, quest'anno è come una vittoria del campionato. Partite bisogna chiudere quando capita l'occasione da rete. Purtroppo la categoria è questa. Come abbiamo sbagliato noi, ha sbagliato dopo il secondo, forse il giocatore del Campobasso. Ma io sono sicuramente amareggiato e un po' arrabbiato, perché Fusaro doveva giocare fin dall'inizio. Io pensavo stesse bene completamente, invece la prima mezz'ora l'abbiamo dovuto regalare.
abbiamo dovuto supportare con un giocatore che era a mezzo servizio, e poi ci siamo messi bene, abbiamo raggiunto il potevamo veramente subire il secondo gol, perché lì c'è stata una carenza anche di mentalità nostra, le solite cose. Guarda come abbiamo preso il gol, Maceratese uguale, identico, la persa, quindi io continuo a ripetere sempre le stesse cose. Noi, se non ci prepariamo fin dal primo minuto a giocare sempre alla stessa maniera, noi queste cose le subiamo. Questo Salvatore Vullo, tecnico del Campobasso, tutt'altro che soddisfatto soprattutto del primo tempo dei suoi ragazzi. E in questa doppia sfida Abruzzo-Molise c'è stata un'altra formazione abruzzese che invece ha sorriso, ha conquistato l'intera posta, il San Nicolò di Massimo Epifani, che è andato a violare il difficile campo dell'Olimpia Agnonese. Vediamo il servizio. È stata una sconfitta pesantissima quella che l'Olimpia Agnonese ha maturato al Civitelle contro il San Nicolò. 3-4 il risultato finale in un match che i Granata hanno giocato solo nel primo tempo, lasciando troppo spazio nella ripresa agli ottimi avversari abruzzesi che ne hanno approfittato. Ma andiamo alla cronaca. Il primo squillo arriva all'ottavo minuto di gioco ed è di marca Granata. Cantoro su punizione effettua un tiro centrale che Di Gifico devia in angolo. È proprio su quel corner che Seolin si fa trovare pronto nel cuore dell'area per infilare la rete del vantaggio. Al decimo De Santis tenta di rispondere con un tiro rasoterra, ma il palo gli dice di no. Al sedicesimo la risposta arriva davvero, ci prova Chiacchiarelli, Biasella respinge ma non blocca, ne approfitta De Santis ed è 1-1. Al ventinovesimo ancora un palo a fermare gli abruzzesi, stavolta è di Chiacchiarelli che lo becca su punizione. Al trentesimo la punizione la guadagna Lagnone, la batte Di Lullo, Natalini riesce a bucare la rete, ma la sua posizione è irregolare, così come il gol. Al trentatreesimo il San Nicolò passa in vantaggio con un super sinistro dal limite dell'area di Chiacchiarelli. Al 37esimo Mozzoni commette fallo su Di Lullo in area. Per il direttore di gara non ci sono dubbi, assegna il rigore per i padroni di casa. Al dischetto va Cantoro che non sbaglia. Il primo tempo si chiude dunque con il risultato di 2-2. Con le immagini di Danilo Scarinci siamo alla ripresa e sull'Agnone arriva una tegola. Ricamato commette fallo ai danni di Gabrielli ed in virtù del doppio giallo è costretto a raggiungere gli spogliatoi anzitempo. Il San Nicolò da parte sua non perde verve e tenta il tutto per tutto per conquistare la vittoria. Ci prova al 18esimo con Moretti, ma Paolo e Biasella gli dicono di no. Al 22esimo sugli sviluppi di una punizione, Biasella sbaglia l'uscita, ne approfitta De Santis per infilare il gol del 3-2. Al 32esimo ancora un erroraccio dell'uno di casa, complice stavolta anche Lattarulo, e Moretti a porta sguarnita firma il 4-2. Lagnone, con un filo di energia e quella tipica punta d'orgoglio che si ritrova, accorcia le distanze al 42esimo con un gol di Serrone dal limite dell'area. Ma non c'è abbastanza tempo per fare molto altro e il risultato finale rimane sul vantaggio degli ospiti. Il duro colpo per Lagnone, che conta sulle vittorie di casa per salvarsi, viene attutito almeno dai risultati degli altri campi, che lasciano la classifica pressoché invariata. Ercole Di Nicola, allora vogliamo brevemente commentare queste due partite delle nostre due formazioni. Giulianova è impattato con il Campobasso, anche a Giulianova c'è una situazione societaria un po' da chiarire, si parla di questo nuovo gruppo che potrebbe però subentrare a stagione finita. Invece il San Nicolò, senza grandi assilli di classifica, segna gol a Grappoli e oggi è andato a vincere una partita non facile sul campo dell'Agnonese. Beh, Giulianova sta facendo un miracolo, perché anche lì la situazione societaria è quella che è. Giorgini riesce ogni domenica a mettere in campo una squadra all'altezza della situazione. Oggi il primo tempo meritava il raddoppio. E niente, bisogna aspettare tempi migliori, bisogna saper gestire questo momento di negatività senza isterismi e senza creare ulteriori danni, e per aspettare tempi in cui Giulianova può tornare a essere il Giulianova di una volta, perché sinceramente vedere lo stadio desolatamente vuoto e una formazione non riuscire a primeggiare in un campionato di Serie D, sinceramente per il Giulianova dispiace. Per quanto riguarda il San Nicolò, fa una programmazione importante, Epifani sta facendo un grande lavoro con il presidente, con Natali, ma è una società che non ha bisogno di presentazione, una società che da anni sta facendo tanto bene. Hanno avuto, secondo me, hanno avuto qualche passaggio vuoto,
Altrimenti stiamo parlando di un San Nicolò che lottava per i playoff. Allora, iniziato, come avete potuto vedere in sovrimpressione, il posticipo di Serie B Brescia-Trapani 0-0. Prima di chiudere, ma di parlare anche della FISPIC, della federazione con cui collabora Gianluca Pacchiarotti, vedremo anche delle immagini. Due risultati per quanto riguarda il calcio a 5. Questa sera si è concluso 3-3 il derby del massimo campionato fra Pescara ed Acque Sapone, gara giocata al Palarico Piano a porte chiuse. Per quanto riguarda il basket, ieri importante vittoria in trasferta di Roseto sul campo dell'Omegna, mentre oggi è andata male alla Proger Chieti, che è stata battuta per 82-77 in casa da Ferrara. Allora Gianluca, vogliamo parlare di questa importante esperienza che stai facendo con la FISPIC, un'importante esperienza direi innanzitutto a livello umano. Ti prego anche di spiegarci cos'è la FISPIC, cosa fate e cosa farete prossimamente. Sì, io sono entrato nella FISPIC l'anno scorso. La FISPIC è la Federazione Italiana per gli Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi, dobbiamo precisare. Sono stato chiamato dal presidente federale, che è il signor Di Girolamo, che è abruzzese, nell'ambito di una serie di ristrutturazioni che stavano facendo per le varie squadre nazionali che, ecco, appunto, stiamo vedendo qualche immagine di questi ragazzi che hanno degli handicap visivi. Noi abbiamo praticamente, io lavoro nello staff tecnico della B2 e B3, che adesso giocherà il campionato del mondo a Seul, e i ragazzi giocano calcio a 5. Poi voglio anche informare che i portieri in questo caso sono ragazzi normodotati, quindi vedono. E poi faccio parte anche della nazionale, quella dei non vedenti, che nel mese di agosto cercherà la qualificazione alle paraolimpiche nel campionato europeo che si svolgerà nei pressi di Birmingham in Inghilterra. Quindi è una bella attività che sto facendo compatibilmente con i tanti impegni che ho con il calcio, diciamo, normale a 11. E volevo precisare che la nazionale si è dotata di uno staff tutto abruzzese, perché abbiamo il coordinatore nazionale, che è Antonio Paladinetti, sì. E poi abbiamo il commissario tecnico Lonello, il CT Bucci, il preparatore atletico Silli e il sottoscritto, che risiediamo tutti quanti in Abruzzo. Quindi questo non è un caso, perché il presidente è abruzzese, quindi si è voluto circondare di abruzzesi. Anche l'addetto stampa, il tuo collega Tonto Donati. Giovanni Tonto Donati, che salutiamo. Quindi una bella esperienza, tra l'altro avete girato anche un po' il mondo. Sì, adesso giriamo l'Italia per gli stage, però avremmo già fatto il campionato d'Europa, ci siamo qualificati al quinto posto, e ti posso garantire che là ci sono delle nazioni tipo la Spagna, l'Inghilterra, la Russia, che sono veramente forti ed organizzate. Magari il problema di questa federazione è un problema di natura anche un po' economica, perché appunto all'estero queste federazioni sono supportate proprio dalle federazioni nazionali, e quindi c'è più possibilità di poter sviluppare a 360 gradi questo lavoro. Lo stiamo facendo anche in Italia con la speranza di poterci riuscire, ma soprattutto lo facciamo per questi ragazzi che hanno veramente tanta buona volontà e sono degli ottimi atleti. E soprattutto lo meritano. Grazie, grazie Gianluca, grazie anche per questa importante esperienza che stai facendo con la FISPIC. Sei anche preparatore dei portieri del Francavilla Calcio. Sì, lo possiamo dire. Poi per correttezza lavoro anche con altre realtà. Oggi Francavilla ha perso, non sì, è andata sì, bene. Oggi in effetti sono un po' buio, perché insomma questa sconfitta, che però non pregiudica un campionato magari finora bellissimo. Abbiamo ancora 3 partite, però non ne giocheremo 2, perché l'ultima non giocheremo, perché per il ritiro del Borrello. Cercheremo di arrivare al massimo per giocarci la griglia dei playoff in un'ottima posizione, soprattutto in un'ottima condizione. Bene, grazie. Io ringrazio Gianluca Pacchiarotti per essere venuto ospite all'Abruzzo del Pallone. Ringrazio sentitamente il responsabile dell'area tecnica Ercole Di Nicola. Grazie e in bocca al lupo per l'Aquila, con l'augurio, perché no, di centrare questo terzo posto. La matematica dice che ci sono speranze, e come, per arrivare. Speriamo. Buonasera a tutti. Grazie, grazie ad Ercole Di Nicola. Grazie a voi per averci seguito. Buona serata e appuntamento fra 2 domeniche con l'Abruzzo del Pallone. Domenica prossima sarà ovviamente Pasqua, e noi ci fermeremo. Buona serata a tutti. Yeah.